siano stati girati partino, ma all'epoca servivano per le fotocellule, erano dei grandi proiettori luminosi che dovevano avvistare, ora non c'era il radar disponibile, dovevano avvistare otticamente di notte eventuali navi nemiche. I fori più grandi erano per i proiettori di scoperta, mentre sotto c'erano dei fari più piccoli per la punteia, quindi il faro illuminava il bersaglio e dalla rocca si sparava contro le navi nemiche. Mentre i proiettori di scoperta venivano portati in sicurezza all'interno di una grande galleria che unisce i due lati della montagna per essere messi in sicurezza e quindi non essere soggetti a reazione dei proiettili. Vi stavo dicendo appunto del faro del Tino, che è alto 100.